Salerno ruggi al collasso. Battipaglia, tavolo tecnico al comune. Porta Ovest, da lunedì la messa in sicurezza. Eboli, vigilantes in spiaggia. Ponte Cagnano, il sindaco e la nuova giunta. Mediterranean Track, stasera l'anteprima. Frutta e verdura sulle spiagge, al via la manifestazione. Salernitana, Fabiani lancia torrente. Sarebbero 130 i posti letto a rischio all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il nosocomio salernitano è al collasso. Nei giorni scorsi un primo taglio di 50 posti è stato effettuato, ma all'orizzonte se ne profilerebbe un altro ben più consistente e soprattutto penalizzante nei confronti dell'utenza. Il rischio è di un ingolfamento eccessivo del pronto soccorso, mentre i reparti da riorganizzare sono quelli di ortopedia, neurologia, pediatria, chirurgia generale e vascolare, nefrologia, urologia, il Dipartimento Cuore, la medicina ematologica ed il reparto di oculistica. Si è svolto presso il comune di Battipaglia, la presenza dei rappresentanti dei comuni di Acerno, Bellizio, Dolevano sul Tusciano e del consorzio Destra Sele, il tavolo di lavoro sul disinquinamento del fiume Tusciano. Nel corso della prima riunione sono state definite le attività preliminari necessarie al disinquinamento del corso d'acqua e stabilito il coinvolgimento di ARPA Campania, direzione generale, con la quale definire un programma di monitoraggio ambientale in grado di rilevare il livello di inquinamento di tutti i punti critici della Valle del Tusciano, compresi i torrenti di sversamento e la rete di canalizzazione di competenza del Consorzio Destra Sele. I lavori sono stati aggiornati al prossimo 8 luglio. Sono 6 gli operai che lunedì mattina varcheranno i cancelli del cantiere di Porta Ovest, non per riprendere normalmente il lavoro, ma solo per avviare i necessari interventi per la messa in sicurezza dell'area. In attesa dell'esito delle perizie e del pool di esperti nominati dalle parti coinvolte nel provvedimento di sequestro effettuato ormai 6 mesi fa, i lavori di messa in sicurezza dureranno qualche giorno, dopodiché l'area sarà nuovamente transennata e chiusa. A questo punto, fino a data da destinarsi, svanisce infatti la possibilità inizialmente messa in cantiere che il dissequestro potesse essere disposto già a fine mese. Dunque Porta Ovest resta fermo per buona parte del mese di luglio. I tempi celeri chiesti più volte dal presidente dell'autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, e dalle segreterie provinciali di Fenial UIL, Filca CISL e Fillea CGL potrebbero dilatarsi in maniera preoccupante, soprattutto perché sul piatto della bilancia continuano ad esserci 90 milioni di euro di fondi europei destinati al progetto, ma che andrebbero persi nel caso in cui non sia rispettato il cronoprogramma dei lavori. La scadenza è quella di fine dicembre 2015, anche se lo stesso Annunziata il giorno dopo il sequestro aveva annunciato l'intenzione dell'autorità di chiedere una piccola proroga per la consegna dei lavori. Partiranno il 1 luglio i servizi in riva al mare. La multiservizi incasserà circa 90.000 euro dai parcheggi tra la pineta e la spiaggia. La tariffa sarà quella dell'estate scorsa, 2 euro mezza giornata, 3 euro per la giornata intera. Con quei soldi verranno garantiti gli stipendi a dipendenti, salvataggio lungo la spiaggia libera, pulizia arenile, vigilanza lidi e marina di Eboli. Il sindaco Cariello è pronto alla firma con Francesco Armenante, commissario liquidatore della multiservizi. Anche quest'anno però si parte in ritardo. Non è colpa nostra, ha ribattuto Cariello, ma non voglio far polemiche, l'importante è partire. Gli incassi principali arriveranno domenica mattina quando l'arenile si riempie. Non a caso nelle domeniche di giugno la marina di Eboli viene invasa dai parcheggiatori abusivi, durante la settimana gli incassi sono bassi, il sabato invece c'è un lieve incremento. Il grosso dei guadagni sarà però prodotto ad agosto, dal 1 al 20 la multiservizi si rivolge ad una ditta esterna per conteggiare e depositare i soldi dei parcheggi. La marina di Campolongo è quindi una gallina dalle uova d'oro per la società in liquidazione. Colpisce un dato: dei 31 parcheggiatori a rischio licenziamento, solo 10 hanno dato l'ok per lavorare in riva al mare a luglio ed agosto. L'estate scorsa la multiservizi si è rivolta ad una società interinale per completare la pianta organica in riva al mare. Il servizio di salvataggio stazionerà nello spartifuoco dell'ex Barbello, demolito anni fa perché abusivo. La centrale operativa diramerà gli ordini ai bagnini comunali di divisi sui 7 km di spiaggia. I guardi a spiaggia pubblici lavoreranno gomito a gomito con i bagnini dei lidi privati, obbligati ad intervenire in caso di necessità.
Il sindaco di Ponte Cagnano Ernesto Sica ha annunciato tempi brevissimi per la presentazione del nuovo esecutivo. Dopo la positiva ed intensa fase di concertazione con i gruppi consiliari e le forze politiche di riferimento, ha affermato Sica, c'è grande determinazione nel voler condividere e concretizzare subito un'azione di rilancio dell'attività amministrativa. Il sindaco a tal proposito ha chiarito che entro la prossima settimana annuncerà la nuova giunta municipale con una rimodulazione delle deleghe e i nuovi innesti. Ritengo più che mai indispensabile, ha detto Sica, il contributo attivo e propositivo di tutte le forze politiche ed in particolare di chi possa realmente e costantemente impegnarsi in questo momento storico di fondamentale importanza. Il percorso tracciato, ha detto il primo cittadino di Ponte Cagnano, si concretizza attraverso una rinnovata azione politico-istituzionale orientata alla discussione propositiva, alla crescita della città ed alla risoluzione delle problematiche che interessano il territorio. Tutto pronto per la sesta edizione del Mediterranean Track, che quest'anno si presenta ancora più completa e ricca di eventi. Si parte stasera con Aspettando il Mediterranean Track, che prevede l'esibizione di numerose scuole di ballo del territorio e l'anteprima dell'esibizione del team Bizzarro, tra gli stuntman più accreditati in Europa. Il taglio del nastro invece domani pomeriggio alle 18 e da seguire un programma vario ed articolato di eventi. Su una superficie pari ad oltre 40.000 metri quadri saranno più di 150 i track in esposizione, provenienti da tutta Italia e non solo, e più di 100 i veicoli del raduno nel raduno tra auto d'epoca, moto, auto toning, Ferrari e trattori agricoli. Oltre 50 le aziende in mostra nell'area Expo e tante le novità, soprattutto nell'area food, dove saranno presenti i migliori street track food con i prodotti selezionati di ciascuna regione presente. In serata, direttamente da Zelig, il comico La Ricotta. A chiudere la serata, ancora i Bizzarri con nuove e spericolate acrobazie. Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni, tornano a luglio gli appuntamenti settimanali con la frutta e verdura sulle spiagge campane di Fruit and Salad on the Beach. La campagna promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges e Terra Orti, impegnate da anni nella promozione della sana alimentazione, è diventata ormai un appuntamento attesissimo dai bagnanti di tutte le età. Sana alimentazione, gioco e didattica, un format collaudato che prevede giochi sportivi, quiz a tema ed attività di divulgazione curate da Legambiente Campania, partner dell'iniziativa. Il tutto si concluderà come di consueto con la distribuzione di frutta fresca e verdura pronte per essere consumate. Il via alla quinta edizione di Frutta in Salad on the Beach sarà dato sabato 4 luglio nel Lido Baia dei Delfini a Battipaglia. Il tecnico giusto per la Salernitana, così il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani ha definito l'ingaggio del Cetarese Doc Vincenzo Torrente, allenatore della squadra granata, che ieri è stato presentato a stampa e tifosi. Direttore Fabiani, è arrivato Vincenzo Torrente perché? Perché l'abbiamo già detto in conferenza, perché riteniamo che abbia il profilo giusto per farci fare un qualcosa di positivo in cadetteria. Ha l'esperienza giusta, lavora bene con i giovani e con i meno giovani, per cui lo abbiamo imbarcato immediatamente. È una Salernitana, come diceva il mister, penserà soprattutto a salvare la categoria, ma sarà comunque una Salernitana competitiva. Già salvare la categoria significa vincere un campionato, poi l'appetito viene mangiando, vediamo di partita in partita come e che cosa ci dice il campionato. Adesso fare proclami non va bene, dobbiamo essere umili, stare con i piedi in terra, non illudere nessuno, se non dire alla gente che saremo professionali come sempre.